buongiorno a tutti. Sono veramente dispiaciuto oggi a non poter essere presente in questa giornata, perché purtroppo, pur pensando sempre for all, non mi riesce ancora di essere everywhere, dappertutto, e improrogabili impegni di lavoro mi costringono a essere all'estero. Però volevamo almeno manifestare la mia presenza spirituale e totale, veramente, a questa iniziativa che si svolge già da 4 anni e che ha avuto veramente un grande successo. Una iniziativa alla quale hanno partecipato più di 50 persone, tra imprese, progettisti, associazioni, e tutti con un grandissimo entusiasmo, che è quello che a mio avviso ha portato veramente alla validità, ad avere dei progetti che poi analizzeremo, sono 9, alla validità dei progetti che sono emersi. Sono emersi a seguito di necessità e bisogni che con incontri sono stati fatti appunto emergere e stimolati anche appunto dalle varie associazioni. Si è capito cosa poteva essere utile e interessante sviluppare per tutti. Ripeto, per tutti, non soltanto per coloro che hanno delle limitazioni psicofisiche, ma per tutti vuol dire progettare con gli altri e non solo per gli altri. Progettare con gli altri e non solo per gli altri vuol dire progettare alla fine per noi, ed è questo che è l'obiettivo che ci si pone col progetto Libero Accesso. Adesso vedremo i 9 progetti che sono stati che si sono sviluppati e dai quali una giuria qualificata composta da tutte le associazioni, da tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro, quindi progettisti, imprese e associazioni, una giuria presieduta da me, ha selezionato dei lavori, un vincitore innanzitutto e 3 menzioni. Passerei adesso ad analizzare proprio i progetti. Eccoci quindi davanti ai progetti che sono 9 e che adesso analizzeremo abbastanza velocemente in ordine alfabetico, perché la sorpresa finale la rimandiamo a più tardi. Il primo progetto nasce dalla necessità di rendere più facilmente accessibile un contenitore, cioè l'armadio. Il progetto si chiama Armando e permette l'accessibilità a una serie di mensole, cestelli, contenitori all'interno dei quali si possono posizionare indumenti, ma anche appendini con abiti più ampi, e potendo questo ruotare permette una facile accessibilità a questo armadio. Un altro progetto interessante che emerge dalla necessità di rendere variabile l'altezza di un lavello, di un lavandino, si chiama 180. 180 perché con la rotazione di 180 gradi della parte superiore di questo lavandino si varia l'altezza dello stesso, e quindi l'accessibilità facilitata per bambini o per persone più piccole. Giro ancora 180 gradi la stessa parte superiore e lo riporta a un'altezza più normale, con una maggiore protezione dagli schizzi dell'acqua. Il Combi Smart, questo è il nome del prossimo progetto, nasce dalla necessità di avere, soprattutto negli spazi pubblici direi, la possibilità di nascondere un servizio che ha una doppia funzione, servizio e bidet. Nel momento in cui esso si chiude viene anche igienizzato completamente, è regolabile in altezza ed è totalmente a scomparsa. Il quarto progetto risolve o vuole dare una risposta alla necessità di avere una più facile presa, una più facile apertura di confezioni di pasta, caramelle e quant'altro si voglia contenere.
L'innovazione sta nel fatto di aver creato la possibilità di prendere questa linguetta, questa parte che si stacca dal e che permette l'apertura di questo involucro, mediante l'inserimento del dito in un foro che in esso viene praticato. Quest'altro progetto risponde a una necessità che è sempre più importante, soprattutto appunto per l'avanzare dell'età di tutti. Tutti quanti prendiamo più o meno delle pastiglie, in numero abbastanza sostenuto, e questo appunto è un contenitore che, di pastiglie programmabile elettronicamente, si fa un programma giornaliero con l'apertura fissata in certi orari. La programmazione impedisce anche l'apertura dello stesso in ore sbagliate, impedisce che si prendano le pastiglie due volte o che non si prendano affatto. È costituito da un guscio all'interno del quale viene posizionato un'altra parte dove vengono esattamente immesse le pastiglie. È un oggetto estremamente interessante, soprattutto anche per questo tipo di programmazione elettronica che è possibile dare. One End Cup nasce dalla volontà di far sì di poter aprire un tappo di una bottiglia semplicemente utilizzando una mano o addirittura un dito, il pollice per aprire e l'indice per chiudere. È una soluzione direi interessante e applicabile a diverse tipologie di bottiglie, o meglio, la bottiglia più o meno si intende quella dell'acqua minerale, ma la cui chiusura è comune a tante altre cose. To Be Side è un progetto interessante perché permette il risparmio di spazio, o meglio, permette di utilizzare degli spazi che fino ad oggi non sono stati utilizzati, e cioè l'inserimento di un radiatore extra piatto anche in prossimità di una porta scorrevole a scomparsa. Generalmente non era possibile utilizzare quegli spazi neanche per attaccare un quadro quasi. Oggi, grazie a questo elemento, si può utilizzare proprio lo spazio della cassa morta, diciamo, della porta scorrevole, e quindi avere altri spazi resi liberi dall'utilizzo di questo che finora non era possibile. È stato poi implementato questo elemento che già è in produzione con una serie di accessori che sono attaccabili a questo elemento riscaldante. Un altro WC si chiama W Easy, un altro WC che risolve il problema dell'altezza e dell'inclinazione. Altezza e inclinazione che ognuno, a seconda delle proprie necessità, decide di posizionare nella situazione più favorevole al suo utilizzo. Ultimo, ma non ultimo, Zipfly. Questo nasce dalla coscienza della difficoltà a volte di trovare l'innesto dei due elementi che compongono una cerniera nell'infilare il positivo nel negativo. Questa soluzione direi che è estremamente interessante, in quanto basta avvicinare i due elementi avendoli dotati di un magnete che permette la facile unione dei due e quindi poi poter partire con lo scorrevole nella chiusura o nell'apertura del zip stesso. Ecco, quindi abbiamo visto questi nuovi progetti e direi in linea generale veramente tutti molto interessanti, a tal punto che io suggerirei proprio ai progettisti e alle imprese che hanno preso in carico o voglio portare avanti questo discorso, di approfondirli in maniera da renderli più veramente realizzabili, per arrivare fino a immetterli sul mercato. Cioè, perché l'obiettivo principale è ovviamente la progettazione, ma è riuscire a far realizzare questi prodotti e riuscire poi a venderli, a rendere i prodotti che quotidianamente si usano, perché è proprio questo che la finalità della progettazione for all. Quindi io auguro ancora un buon lavoro, un ulteriore sviluppo degli stessi e la continuazione da parte dei progettisti, degli artigiani sotto il cappello
delle associazioni sotto il cappello di Confartigianato di portare avanti questa iniziativa che è sicuramente meritevole e che porterà a degli ottimi risultati che andranno a vantaggio non soltanto di alcune persone per le quali si progetta, ma di tutte le persone, della maggior parte delle persone, noi inclusi, tutto per avere una migliore qualità di vita domani. Quindi progettiamo sì per gli altri, ma progettiamo anche con gli altri, progettiamo con gli altri e per gli altri, includendo anche noi stessi. Vi auguro ancora un buon lavoro e mi auguro di rivedere tutti quanti all'anno prossimo. Arrivederci.